ragionato su alcuni punti. Ho detto, io sono fortunato perché faccio un lavoro bellissimo, perché è quello che facevo da bambino, no? Cioè i computer, le cose tridimensionali e tutto. Tutto questo perché diventi un lavoro, quando cresci ci vuole qualcuno che ti paga. Il tutto poi si finalizza con i clienti. Devono essere persone che credono, 2019, in un certo tipo di prodotto, di Comunicazione. comunicazione. Però poi alla fine solo tu vedi il risultato sui tuoi clienti, l'impatto finale. Dimmi un pochettino come hai visto appunto il tuo cliente tipo, magari situazione in ufficio, ti chiamano, vorrei sapere, ho visto che avete sul sito, perché queste cose le sai solo tu. Guarda, il feedback è interessante, soprattutto per il fatto che non sono servizi che pochi danno o comunque non sono ancora molto conosciuti. Lo stupore c'è senz'altro, anche perché poi sono molto belli, quindi ti danno un'idea proprio di com'è la casa, te lo puoi guardare con calma, te lo puoi guardare due volte, puoi rifare la stessa visita però nella tua privacy, Infinite diciamo. volte. Quindi praticamente al cliente, quando gli facciamo vedere un immobile, Sì. lo duplichiamo tutto da questo schermo Quindi è all'altro come se io e fossi un cliente, magari vengo qua, sono con mia moglie. ti facciamo vedere il video Il col tuo approccio video. qual è? Fammi capire, cioè tu parti abbastanza subito con queste cose. Abbiamo fatto anche una cosa molto innovativa che è Skymap, Sì, che è anche quello. un'evoluzione di Google Maps fatta però Solo per la nostra realtà, solo solo per per la la mia vostra realtà. realtà, e molto con un'altezza dal cielo molto bassa, è realizzata con dei droni, mescola praticamente più tecnologie e permette come di volare, no? Su Chiaro, Spotorno, su chiaro. Noli, Bergegi, vedendo il Certo. territorio e dove sono tutte le singole Collegate ai nostri case che appartamenti in tu. vendita. Esatto. Anche Quindi questo è molto bello, questo qua l'abbiamo legato alle mail di segnalazione quando mandiamo qualche mail ai clienti che scriviamo che immobili, ti Certo. proponiamo qualche Sì. immobile, abbiamo messo il link diretto che dall'email possono cliccare, andare direttamente su SkyMap e vedere sul territorio dove abbiamo gli immobili, vedere le varie Sì. zone, poi come tu hai messo i pallini che possono vedere direttamente anche lì È molto su. utile, parliamoci chiaro, è evidente che la visita di persona è insostituibile. Sostituibile ed è E prende la le cosa principale, cioè è chiaro che non si può, questi servizi qua sono servizi belli, innovativi, però non possono sostituire la visita, perché comunque chiaramente Si parla, si spiega. molte volte per contro bisogna anche dire che magari il video dà un'impressione che magari non è realmente quella che Può deve essere, capitare, nonostante che magari questi servizi 3D tendano a siamo molto essere. realistici, però è chiaro che essere dentro un Non è come immobile esserci. è diverso. Tu da quant'è che hai uno slogan che dice da 8 anni? C'è scritto da qualche parte sul Sì, sito, tipo quant'è? nel Ok. 2007. Abbiamo fatto anche dei piccoli video Molto belli, con i molto droni, belli, molto belli. apposta Può per un certo corti. tipo di immobile, li abbiamo valutati solo per un certo tipo di immobile, un Va certo bene. livello, perché comunque sono i lavori che ti ha comportato del tempo, quindi anche delle Assolutamente, lavorazioni assolutamente. sicuramente E anche complicate. quello è un contenuto Quello molto bello, sono servizi che ripeto, forse quasi nessuno fa o comunque sia un po' curati, raro. non se ne vedono così Non tanti, sono diciamo così così. attesi e Ok. sono cose comunque danno un colpo d'occhio molto bello, perché quelli oltre al discorso virtual tour interno hai fatto anche il discorso esterno, Tutto vista, posizionamento, territorio. character, lì capisci realmente tutto. RC Riviera Case. Sì. 10 anni, 2007-2017. Perfetto. 2019, capito un po' dove aggiornarlo, fai al quindicesimo anno Sì, magari, o può al darsi. 20, no? Mettiamolo come buon Forse auspicio. il 20. L'esperienza nata proprio. Nata nel 2007, nata con Come si questo, lavorava? nel Cos'è un po' cambiato? Fammi un po' 2000, beh, è cambiato il capire. mercato, è cambiato tante cose, è cambiato la possibilità economica delle Sì. persone, la voglia di investire, forse ci sarebbe uguale, sono mancati magari, è cambiato un po' il Io non mercato sono globale. espertissimo, mi sembra di ricordare il 2005-2006-2007 un po' la bolla. Forse la bolla di quegli anni lì, Chiamiamola pochi, così. io ho iniziato nel momento forse peggiore, ho cavalcato secondo me la lungimiranza di vedere i servizi innovativi, perché in Sì. quel periodo lì iniziavano ad esserci casa.it, Sì, immobiliare.it. sì, Io forse sono stato proprio uno dei primi a cavallare questi sì. servizi Ok. perché li ho visti come uno strumento forte. Nel 2007, 2008 caricavi l'immobile su casa.it, immobiliare.it, il giorno dopo ti chiamavano già gente che era Esatto, interessata. Ovvio, esatto. oggi è diverso perché anche è cresciuto il movimento Forse anche solo con sui siti. qualche foto, Assolutamente, 2007. con foto brutte, Quindi la bisogna essere differenza onesti, è bisogna che essere tanti onesti. Oggi si fa magari. più attenzione, abbiamo tutti smartphone super, super tecnologici con foto che già Perché vengono molto l'iPhone è belle. uscito nel 2007. Forse anche la vedo come una forma forse di rispetto.
nei confronti del cliente, può essere anche così. Cioè, ma, dici, più che altro che ormai il telefono ce l'abbiamo tutti, una volta non serviva neanche avere il sito dell'agenzia, molti non ce l'avevano neanche, sì, perché comunque era poco utile. Oggi il sito è importante, ma è importante che lo vedano sul telefono, perché comunque ormai sul PC e sul tablet ci sei, sì e no, sullo smartphone c'è tutto. Per me questo è interessante, tu hai il polso col cliente finale, quindi tu mi dici, probabilmente oggi togliendo tutte queste cose, tutti questi contenuti multimediali che fai insieme a me e non solo, ti cambierebbe il lavoro. Sicuramente, diciamo che oggi se togli tutto lo strumento digitale non so cosa ti rimane il cartellino fuori. Io vedo le agenzie che hanno veramente il biglietto di... Ognuno lavora a modo suo. Prossime idee? Possibilità di aprire un altro ufficio. Ah, caspita, questo non lo sapevo. Nemmeno io, che a maggior ragione questo dimostra il fatto veramente che stiamo improvvisando ed è bello così, è una chiacchierata. Tu adesso siamo a Spotorno. Siamo a Spotorno, ho iniziato nel 2007 a Noli, nel 2009 ho aperto qua a Spotorno e nel 2015 abbiamo aperto Bergeggi. Proprio per tutto il gol. Ci sono stato, molto bello lì sulla strada panoramica, perfetto, piccolino perfetto. Però piccolino, però quello che basta per un ufficio. Carino, basta. Sì. Adesso è un segreto dire dove apri, ce lo teniamo un attimo. Un segreto. È un progetto, poi non è detto che si realizzi. Cioè, mi sono sempre chiesto, ma che significato ha? Perché comunque... chi è in affitto, chi magari ha la fortuna di aver comprato i muri, ma sono dei costi avere tanti uffici. Sono dell'idea che però se non hai un punto reale, concreto di appoggio, la gente non sei credibile a vendere, non sei, secondo me non sei credibile, perché comunque sia non puoi portare il cliente in giro, certo, in giro per la Liguria, perché tu c'hai l'ufficio a Savona che magari l'affitto è più basso, comunque sia, e poi vendere in tutto il mondo, cioè secondo me sei poco, poi magari è un errore mio perché comunque i costi sono più alti, perché è chiaro che avere un ufficio su ogni paese anche a così poca distanza è un costo, infatti. Però secondo me anche da più concretezza che ci sei sul territorio, che non sei solo bene, uno che oggi è qua, domani è là, bene, ti porto in un ufficio in macchina, ti porto nell'ufficio del collega, ti porto okay, in ufficio, cioè, vieni, se vuoi vieni, c'è il mio ufficio, c'è il tuo spazio, per parlare anche in modo riservato, senza magari fare trattative in macchina. Tutto quello che fai, anche questa volontà di aprire un quarto punto, penso che tutto passione, tutto passione, perché sennò uno onestamente potrebbe accontentarsi del suo ufficetto, non hai dipendenti, non hai costi o comunque minimo. Passione, però voglio capire di più, per me come per te, la linea che divide il tempo libero dal lavoro ormai quasi non si può più disegnare. Con, no, col cellulare non ci sei, non c'è più. Però vedo che mi piace molto conoscere bene i clienti. Infatti non ho mai fatto porta a porta, esco da te, entro dall'agenzia dopo, cioè non mi interessa, non mi dà quel tipo, io mi piace che poi nel tempo nascono, non dico amicizie perché quelle secondo me sarebbero controproducenti. No, dei rapporti più soldi. Però va un rispetto, una serietà ed è molto utile conoscere gli altri, ti aiuta a conoscere meglio te stesso, i tuoi limiti, è molto bello. Quindi ho spostato un po' l'attenzione anche dall'aspetto tecnologico all'aspetto umano. Per te vale anche questo, anche il fatto di fare un lavoro così comunque, forse dopo il medico o il chirurgo che salva delle vite, il fatto la casa rappresenta spesso nelle persone un tutto. Quindi questa passione nasce, penso, no? Dico tu, dalla casa in sé, quindi dalla passione proprio per gli immobili a livello proprio strutturale, ma anche dal fatto che ti mette questa responsabilità di far conoscere le persone. Beh, senz'altro è un lavoro in cui conosci tante persone che l'investimento immobiliare lo fanno magari una volta nella vita, o magari sono dei risparmi di una volta nella vita. Quindi anche un discorso. Quindi chiaro che lo si fa con responsabilità, perché non tutti hanno possibilità di comprare una casa, non tutti lo fanno tutti i giorni. O fanno uno sforzo pazzesco. Sbaglio qualcosa, viene un brutto video, chiaro, al limite non lo pubblichiamo, chiaro. Al limite non succede niente, ok? Gli vendi una casa con un problema, gli vendi un problema, nel senso che comunque sia, purtroppo sono quelle cose anche difficilmente poi risolvibili, quindi sono gli investimenti di una vita, non è l'investimento di un anno che ti compri una casa, sono investimenti magari quando gliela vendi, perché poi si vede, tu accendi il report e vedi andato alla caparra, lui non ci. Purtroppo il mondo poi è vario, c'è di tutto, e come in tutti i lavori c'è anche quello che lo fa male, lo fa non correttamente, disonesto, incapace, incapace, molto bravo,
improvvisati, purtroppo è il mondo, ma di tutti i lavori, no? Quindi ricordiamo che tu lo fai da tanti anni. Da tanti anni, comunque sono 12 anni. Non sei improvvisato. Cerchiamo di non essere improvvisati. Usi delle tecnologie all'avanguardia, le ultime che ci sono, questo possiamo dirlo con chiarezza. E sostanzialmente sei sempre stato onesto perché hai già tre uffici. Passaparola è facile, quindi è veloce, quindi saresti già non chiuso, di più saresti sepolto, ci sarebbero la Basco qua al posto tuo. E basta, bisogna soltanto fare in modo che la gente sia nelle condizioni migliori per scegliere la casa e tu con questi strumenti e la tua passione cerca di proporre il meglio. Le metti in quella condizione lì, quindi dopo la bacchetta magica non ce l'abbiamo. Mirko, ci sentiamo per quei nuovi lavori di cui mi parlavi, che siamo sempre in fermento io e te, a parte agosto che si fermerà un attimo perché anche se mi chiami non vedo, ma mi fermo perché è impossibile lavorare, perché spero, tu sei sempre con clienti, diventa io mi fermo, mi metto in studio, però aria condizionata che è fantastico e portarsi avanti con le cose pronti per settembre, ovviamente. Quindi noi ci sentiamo a settembre, perfetto, molto a bene. Presto, grazie, buon lavoro, complimenti di tutto, grazie a te, ciao.